Ogni volta mettere mano a un'icona del design, così perfetta come la Vespa, sembra una sfida impossibile. È nata da un'intuizione rivoluzionaria e dopo 75 anni continua a innovare. Con Vespa la mobilità passa dal bianco e nero al colore. L'emozione più grande è seguire il flusso delle idee, dai primi sketch fino al modello 3D. Parli di lifestyle e parli di lei. Oggi, come negli anni 40, la moda le deve molto. Eccola lì, sempre nuova e sempre uguale a se stessa. Questa è la prima Vespa, ha 75 anni e non li dimostra. Vespa nasce nel 1946 con l'obiettivo di rimettere in moto l'Italia. Vespa innova sempre, è partita con una scocca portante che prima di lei non c'era e ha continuato declinando il concetto di leggerezza, di flessibilità d'uso e di agilità. È una soluzione assolutamente originale e rivoluzionaria perché viene progettata appositamente per essere guidata in modo comodo e senza imbarazzo da chi porta le gonne, per cui dalle donne. Vespa, due volte bella! Quando è nata Vespa, non è nata con le pretese di diventare un oggetto che oggi si potrebbe dire di design. In questo caso la forma seguiva proprio la funzione. Ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore. Automaticamente la forma nasce. Quando Enrico Piaggio vide per la prima volta il prototipo, esclamò: "Sembra una Vespa!" E Vespa fu. Sono io, la Vespa! Gli anni passano, il numero delle candeline aumenta a 75 e invece di invecchiare la Vespa sembra diventare più giovane. Per celebrare i 75 anni di Vespa siamo partiti da un concetto. Vespa è un'icona. Siamo andati quindi a cercare le figure femminili iconiche degli anni 40. Gli anni 40 sono anni ricchi di esempi per noi designer, nel campo del cinema, nel campo della moda. Per Vespa 75 mi sono occupato del foulard che fa parte del Welcome Kit. Il foulard è stato scelto perché ricorda l'eleganza spontanea di Vespa e è un richiamo agli anni 40 nei quali è nata Vespa. Dalla ricerca sugli anni 40 sono emersi dei colori bellissimi, il blu come lo zaffiro, il rosso come il rubino, il giallo come lo zolfo, il giallo 75. E la dimostrazione è come Vespa riesca a vestire quelli che erano gli stilemi e gli schemi magari anche cromatici di quegli anni e li riesca a rendere contemporanei. Il 75 è sussurrato su Vespa sia attraverso il colore, quindi un tono su tono, ma anche attraverso la grafica. Il numero è grande ed è tagliato, per questo diventa un elemento decorativo. L'elemento grafico non è stato stampato sulla seta, ma si è scelto invece di utilizzare una tecnica jacquard, per cui emerge dall'intreccio dei fili. Per noi designer è un grande onore lavorare su Vespa. Abbiamo un grande rispetto verso il prodotto. Ci approcciamo in punta di matita. Dobbiamo essere capaci di rispettare le sue tradizioni, le sue origini, ma di proiettarla al futuro. In questi 75 anni di storia, Vespa si è diffusa in tutto il mondo, unendo in un'unica passione i giovani di culture lontane e diverse. Il mondo di Vespa è un mondo fatto di libertà, gioia di vivere, e per questo l'immaginario di Vespa si presta molto per trasformarsi in prodotti che sono fortemente connotati dal punto di vista stilistico. Vespa esprime valori intangibili, fatti di artigianato eccelso e di Made in Italy, punto che abbiamo sempre voluto difendere. Abbiamo scelto anche di utilizzare una finitura a mano per l'orlo, proprio per valorizzare l'artigianalità italiana e la bellezza che era sempre collegata a Vespa. Anche i dettagli sono molto importanti, come ad esempio il cadenino, che è stato impreziosito rivestendolo con lo stesso materiale della sella. Nella nostra modelleria lavorano veri e propri artisti, persone che plasmano le forme attraverso utensili, ma soprattutto con le mani, e arrivano alle forme che noi designer desideriamo.
In occasione dei 75 anni di Vespa abbiamo disegnato per lei una borsa che ricorda la ruota di scorta presente su alcuni modelli degli anni 40 sul portapacchi posteriore. L'innovazione fa parte del suo DNA e Vespa lo fa senza mai rinnegare se stessa, e anche per questo è inimitabile. Vespa è stata rivoluzionaria e anticipatrice dei tempi anche nella sua comunicazione, utilizzando sempre un linguaggio bold, fresco, contemporaneo. Sai che ti dico? Me la compro, la Vespa! Vespa sicuramente nei prossimi anni passerà attraverso tutti quei combustibili alternativi che aiuteranno il pianeta a essere decarbonizzato. Il claim 75 years young nasce per celebrare l'anniversario di Vespa in modo ironico, per sottolineare quanto Vespa, con i suoi 75 anni di storia, sia sempre giovane e cool. Cara Vespa, questo non è solo un augurio, ma una richiesta. Continua ad ispirarci. Io auguro a Vespa di continuare a farcene vedere di tutti i colori. A Vespa auguro di portarci ancora con sé nel suo viaggio fatto di stile e di bellezza. Probabilmente alla fine dei prossimi 75 anni volerà e magari non avrà più neppure un motore. A Vespa auguro di continuare a portare colore, gioia e libertà nella vita di chi la incontra.